Direttore, cosa cambia nella figura professionale del rilevatore con il nuovo censimento? Beh, di per sé non cambia, nel senso che c'è una classificazione delle professioni con una declaratoria precisa. Il tema reale è come investire sullo sviluppo delle competenze dei rilevatori, con quali strumenti, con quali modalità. Il problema si aggancia a quello delle forme contrattuali con cui questi rilevatori lavorano. Sono estremamente eterogenee queste forme contrattuali, dipendenti di ruolo, dipendenti a tempo determinato, collaboratori coordinati, collaboratori occasionali, sia di organi intermedi, di amministrazioni pubbliche che di imprese private. Amalgamare, omogeneizzare e garantire un percorso di sviluppo formativo delle competenze più in generale a questi rilevatori con questa eterogeneità di forme contrattuali è molto complicato, ed è questa la vera sfida che Istat anche deve assumersi e deve vincere.